Si è appena conclusa una gara pazzesca in quel di Baku, Azerbaijan. È successo veramente di tutto, da incidenti a bandiere rosse, a safety car, a piloti che di fatto si autoeliminano, a un podio veramente full meme e improbabile, considerato che ha vinto una Red Bull, ma non quella aspettata, bensì il primo posto del Gran Premio di Baku va al messicano Sergio Perez, con secondo Sebastian Vettel e terzo Pierre Gasly. Il podio veramente che non ti aspetti, il podio degli outsider a coronare una gara di Baku veramente folle, di cui dobbiamo assolutamente parlare perché è successo veramente veramente di tutto. Dunque, Racing Podcast evidentemente molto succoso, perché tra Formula 1 e Formula 2 è successo veramente di tutto. È successo quello che doveva succedere in realtà per buona parte della gara, in particolare una Red Bull che doveva stare davanti alla Mercedes, una Red Bull che in realtà ha sbagliato la qualificazione con Verstappen terzo e Perez sesto. La pole position è andata addirittura a Charles Leclerc, che effettivamente ancora una volta si dimostra un animale da qualifica, e dopo Monaco c'entra la seconda pole position consecutiva, pole position anche qui però viziata da bandiere rosse per via di un incidente a muro con Yuki Tsunoda prima e Carlos Sainz poi, che volendo emulare evidentemente il suo mentore Charles Leclerc ha deciso di stoppare le qualifiche, un po' come a Monaco fece Leclerc con la bandiera rossa mandando la macchina a muro. Non è però Leclerc il fattore principale di questa gara, anche perché il ferrarista purtroppo si vedrà poco. Quello che è successo in realtà viene concentrato negli ultimi giri, in particolare perché dopo il primo valzer dei pit stop, dove in realtà già lì Hamilton sbaglia perché impiega 4 secondi e mezzo a impiegare la sosta, un po' per un errore del box, un po' perché stava passando Gasly e hanno evitato giustamente il Mercedes la safe release, un po' con Verstappen che ha fatto un pit stop molto interessante, molto veloce, soprattutto con un secondo e 9, scavalcando poi Hamilton in pista. Insomma, si erano già visti i valori in campo per quanto riguarda la gara dell'Azerbaigian, con appunto le Red Bull addirittura prima e seconda, con Hamilton terzo. Quello che però non si poteva prevedere era un calo drastico della gomma posteriore sinistra. Ricordo che tutti i piloti avevano le gomme dure, quindi quelle che dovevano in teoria andare fino in fondo, e invece le gomme dure si sono rivelate delle gomme in alcuni casi inefficaci. Già c'è stato un primo segnale d'allarme con Lance Stroll, che al giro 31 di fatto si autoelimina e sbatte a muro, nonostante una gara molto interessante in questo caso del pilota canadese, ed è anche lì prima safety car, la seconda safety car e una bandiera rossa conseguente viene data da questo incidente capitato a Max Verstappen, primo grande colpo di scena del campionato mondiale di quest'anno di Formula 1 al 48esimo giro su 51. Stesso problema di Stroll, la gomma posteriore sinistra dell'olandese esplode, l'olandese va a muro e di fatto deve ritirarsi, e tutto questo faceva evidentemente il gioco di Hamilton. Un Hamilton che pur non apparendo in grandissima forma, anzi il pilota inglese ha fatto una gara prevalentemente anonima, era comunque in seconda posizione e in zona podio, di conseguenza con un Verstappen a 0 punti e ovviamente Hamilton in zona podio, il pilota inglese sarebbe tornato in testa al mondiale, dopo che nella scorsa gara di Monte Carlo Verstappen aveva scavalcato lo stesso Hamilton, che anche lì risultò più anonimo. Ma a differenza di Monaco, qui è una pista un po' più performante, dunque a Monaco Hamilton ha fatto settimo, qui era in zona podio. L'incidente di Verstappen poi crea una bandiera rossa che si protrae, alla fine la direzione gara decide di comunque concludere la gara. Il problema è che mancano appunto 2 giri al termine, siamo appunto al 50esimo giro quando viene fatta ripartire la gara con una nuova partenza da fermo, dunque di fatto i piloti devono fare una gara sprint, nel vero senso della parola, di 2 giri, un qualcosa di mai visto, con tutti i piloti alla morte. Alla fine succede un altro errore, un'altra cosa irreparabile, con Hamilton che già aveva problemi all'anteriore sinistra della sua Mercedes prima della partenza, va lungo in frenata dopo aver superato Perez in partenza, dunque Hamilton era addirittura primo. Qui vedete l'errore, Hamilton va lungo alla prima curva e di fatto sfilerà ultimo, lasciando gloria a quello che è il podio dell'irreparabile, il podio che avete visto poco fa. Viene dato spazio a Sergio Perez a vincere la sua seconda gara della carriera, dopo quella vinta in Bahrain sul circuito corto, dopo che appunto il pilota messicano da ultimo rimontò a primo. Questa è la vittoria in tutti i sensi della Red Bull, che in tutte le circostanze e ancora una volta qui a Baku dimostra di essere veramente una scuderia, a differenza magari della Mercedes, che oggi veramente è finita after the music, non solo con Hamilton ma anche con Bottas. È il podio degli outsider totali, perché appunto in seconda posizione troveremo Sebastian Vettel con una grandiosa gara, mi verrebbe da dire, sull'Aston Martin, primo podio della storia per quanto riguarda la macchina verde, e terza posizione per Pierre Gasly, che comunque si dimostra un pilota tutt'altro
altro che fermo, e riesce comunque a sfruttare il fatto di essere stato comunque nelle prime 5, 6, 7 posizioni per tutta la durata della gara. Togliamo poi il fatto che appunto Verstappen e Hamilton per vari motivi si sono autoeliminati, e dunque c'è spazio per il pilota francese per il primo podio della stagione, ed è una cosa molto interessante per il vincitore di Monza dell'anno scorso. In tutto questo però va detto che la lotta del campionato del mondo è rimasta invariata, perché se erano 4 i punti di distacco prima di Monte Carlo, rimangono 4 anche dopo la gara di Baku, perché appunto Hamilton finisce 15esimo a causa del suo stesso errore, Verstappen viene classificato 18esimo ma viene di fatto classificato ultimo perché appunto si è ritirato oltre 2/3 di gara. Fatto sta che appunto a un certo punto con Verstappen primo, Hamilton terzo, il vantaggio di Verstappen era superiore ai 10 punti. Con il ritiro di Verstappen, Hamilton era in vantaggio di 14 punti. Con l'esclusione di Hamilton dalla gara di Baku, di fatto il vantaggio torna appunto a 4 punti, e quindi di fatto questa gara di Baku per i due leader del mondiale non c'è stata. C'è stata invece per gli altri, perché appunto Sergio Perez vince per la seconda volta in carriera una gara di Formula 1 a 31 anni suonati, e per lui suona l'inno nazionale messicano per la seconda volta. C'è gloria per l'outsider, in questo caso Sebastian Vettel, che comunque fa un qualcosa di storico, perché appunto come dicevo confeziona il primo podio in assoluto per la Aston Martin. E c'è poi la gloria per Pierre Gasly, che si dimostra sempre ancora una volta un pilota in crescita, che in condizioni normali obiettivamente con l'Alfa Tauri non può fare più delle prime 10 posizioni. Era stato comunque bravissimo a fare sesto a Monaco, qui addirittura è trionfo per il pilota francese con una sontuosa terza posizione. Va detto che comunque Gasly ha dimostrato di essere sul pezzo anche al sabato, perché appunto partiva quarto. È mancata un pochino la Ferrari, che ha sfruttato un po' meno bene diciamo le posizioni di vantaggio, in particolare con Charles Leclerc, che comunque finisce in una discreta quarta posizione. Certo, rispetto a Mercedes e Red Bull, la Ferrari era obiettivamente la macchina inferiore. Va detto che comunque con una macchina fuori sia per Mercedes sia per Red Bull, di fatto evidentemente poteva esserci forse qualche speranza per Leclerc per portare a casa il primo podio della stagione. C'è stata pure anche la lotta tra Norris, Gasly e Leclerc per il podio. Evidentemente il ferrarista non ne aveva, nonostante la rapida ripartenza. Quinto è appunto Lando Norris, che rimedia un po' a un mezzo disastro della McLaren, che in qualificazione si è vista anziché no. Sesto è Fernando Alonso, che a 39 anni suonati comunque dimostra di sfruttare bene le situazioni e arrivare ancora in zona punti. C'è gloria per Yuki Tsunoda, il primo pilota nato negli anni 2000 a fare punti in Bahrain, torna a fare punti dopo 4 gare di fatto a 0. Settima posizione appunto per il giovane giapponese. Ottava posizione per quanto riguarda la gara di Baku è Carlos Sainz, che anche lui un po' ne ha combinate di tutti i colori. Un po' in qualificazione appunto fa stoppare la gara insieme a Tsunoda per la bandiera rossa. Durante la gara finisce lungo prima dell'Alessio del Castello e deve recuperare dalla quindicesima, e alla fine finisce ottavo. Tutto sommato una gara discreta per Carlos Sainz, anche se ci poteva aspettare qualcosina di più. È nono invece Daniel Ricciardo, che anche lui deve rimontare con una McLaren che al sabato ha fatto veramente fatica. Ricciardo comunque è sempre stato dietro a Norris per gran parte della competizione. A punti finisce anche il venerabile maestro Kimi Raikkonen, confeziona il secondo punto consecutivo per la Alfa Romeo ed evidentemente sale anche lui a quota un punto dopo che a Monaco è andato a punti anche il nostro Antonio Giovinazzi, che anche qui fa una bella gara, finisce comunque purtroppo 11esimo al di fuori della zona punti. Cosa dice questa gara di Baku in sostanza a noi appassionati? Dice che effettivamente la lotta è ancora tra Hamilton e Verstappen. Certo, senza Hamilton e senza Verstappen, che si sono autoeliminati, c'è stata appunto gloria per gli outsider, perché sfido chiunque di voi guardi questo video a pronosticarmi un podio con Sergio Perez, Sebastian Vettel e Pierre Gasly, togliendo appunto i due piloti più forti. Obiettivamente per questi piloti c'è evidentemente gloria, ma è la dimostrazione ancora una volta che Hamilton sta correndo da solo, e lo vediamo a maggior ragione nella prova di Valtteri Bottas, una prova assolutamente anonima per tutta la durata del weekend, perché Bottas finiva addirittura decimo in qualificazione, oltre un secondo e 5 da Leclerc Pullman, mentre in gara si è visto veramente poco. Bottas navigava sempre tra la 12esima e la 13esima posizione, quando Hamilton invece era a lottarsi con i due alfieri della Red Bull, ed è proprio questo
evidentemente la discriminante di questa lotta, perché è molto difficile per Hamilton non riuscire a vincere un campionato del mondo quando di fatto corre con due piloti, e questa gara evidentemente lo ha dimostrato. La Red Bull ha dimostrato di avere una strategia veramente incredibile, veramente funzionale alla gara di Baku, tanto è vero che dopo il primo pit stop, e unico in realtà, prima della safety car, Hamilton non era addirittura secondo ma terzo dietro Perez, dietro le due Red Bull, che dunque hanno fatto il miglior lavoro possibile per rallentare Hamilton, per mettere quante più macchine possibili tra Hamilton e Verstappen, che sono appunto i contender del titolo del mondo di quest'anno. Ed evidentemente segno che la Red Bull c'è fin dalla prima gara. Fin dalla prima gara io avevo sempre detto: attenzione, che la Red Bull, se ha una macchina competitiva fin dall'inizio, può dar fastidio a Hamilton, e sta evidentemente succedendo così. Certo, se avesse vinto Verstappen sarebbe stato un colpo grossissimo per il mondiale, o quantomeno un primo strappo che poteva essere decisivo sulla lunga distanza. E invece torniamo di fatto alla situazione originaria, con 4 punti di distacco tra Verstappen e Hamilton, 105 per l'olandese, 101 per quanto riguarda il pilota inglese. La gara in realtà poi si è decisa appunto anche nei pit stop, un po' perché Hamilton ha perso tempo, 4 secondi e 6, un po' perché Verstappen è stato fenomenale con un secondo e 9, tant'è vero che appunto dopo il sorpasso avvenuto ai pit stop, perché in pista Hamilton era comunque davanti a Verstappen, evidentemente la gara sembrava fortemente indirizzata. La Pirelli in realtà non era molto d'accordo e ha deciso di far saltare qualche gomma qua e là, appunto prima con Lance Stroll e un po' con il povero Max Verstappen, che qui stava dominando in realtà una gara che in condizioni normali avrebbe assolutamente stravinto, e staremmo parlando evidentemente di un podio più tradizionale con le due Red Bull davanti a Lewis Hamilton. In ogni caso, per lo spettacolo del mondiale questa cosa è molto interessante. Andiamo adesso alle Castellet in Francia tra 2 settimane per evidentemente un'altra gara che sarà sempre combattuta sui millesimi, sulle qualificazioni e appunto sulle grandi strategie, sperando che la Mercedes possa, diciamo, rediviversi in qualche modo, considerato che appunto in questa parte di stagione la Mercedes punta tutto ovviamente su Lewis Hamilton, ma non ha l'apporto di un Valtteri Bottas veramente anonimo, mentre la Red Bull può contare su Sergio Perez, un secondo pilota veramente di proporzioni superiori alle grandi quantità di secondi piloti che ci sono nel circus di Formula 1. E infatti si è visto, Perez con questa vittoria sale a quota 69 punti in classifica del campionato e stacca Lando Norris nella classifica degli umani, perché gli altri due obiettivamente sono irraggiungibili, però il ruolo di Perez lo possiamo comunque vedere, a parte l'11° posto di Imola, per il resto è sempre stato nei primi 5, ed è quello che si chiede a un secondo pilota di questo livello per puntare non solo a dare una mano a Max Verstappen, ma per puntare al titolo costruttore. Per il momento, delle 6 gare viste in programma, Baku è sicuramente la migliore, e di certo compensa quello scempio di Monte Carlo che c'è stata 2 settimane fa. Speriamo che la gara di Le Castellet sia comunque a loro modo una gara veramente interessante, con ancora una volta il 7° capitolo del duello tra Hamilton e Verstappen. Il mio driver del giorno però obiettivamente di questa gara di Baku non è né Hamilton né Verstappen, ma è, incredibile a dirsi, Sebastian Vettel, perché Sebastian Vettel partiva 11° in qualificazione con l'Aston Martin ed è arrivato secondo, sfruttando evidentemente le condizioni di favore, ma anche evidentemente una strategia importante, una strategia vincente, perché le Aston Martin sono state le uniche due vetture, anche Stroll ha fatto così, di fermarsi, diciamo, un po' più avanti rispetto alla concorrenza, con gomme invertite, perché ovviamente, se non sbaglio, Stroll partiva con le gomme bianche, mentre appunto Vettel partiva con le gomme soft. Fatto sta che soprattutto Vettel, utilizzando le gomme soft, si è fermato al giro 26, se non sbaglio, ed effettivamente poi ha retto fino ad arrivare al podio, ed è veramente un riscatto per il 4 volte campione del mondo con la Red Bull, che fino adesso ha fatto delle gare assolutamente anonime, molto in linea con il 2020 disastroso del carretto Ferrari, quando appunto finiva ultimo in pista a giocarsela con le Williams. Le prime 4 gare del campionato di Vettel evidentemente dimostravano ancora una volta la fase calante della carriera di Vettel, che poi però ha avuto evidentemente un click, perché dal 5° posto di Monaco siamo passati al 2° posto di Baku, un po' fortunoso ma comunque un podio meritato effettivamente, perché Vettel in realtà, diamo a Cesare qualche di Cesare, da 2 gare che si sta comportando veramente come un pilota di buon livello, come lui effettivamente è. Ok che i mondiali con la Red Bull li ha vinti, perché la Red Bull è una macchina dominante, ma comunque in generale non vinci 4 mondiali se sei proprio uno fermo. La delusione del giorno, lo ribadisco, è però Valtteri Bottas,
appunto per il discorso che ho fatto prima, se la Red Bull ha letteralmente due macchine, la Mercedes no. E qui si è visto, perché Bottas, d'accordo che a Monaco gli hanno boicottato la gara con la gomma che non usciva e l'hanno tolta una settimana dopo letteralmente, ma fare il dodicesimo a Baku, in una pista dove la Mercedes comunque in condizioni normali potrebbe fare tranquillamente primi quattro con entrambe le macchine, finire dodicesimo lottandosela con l'Alfa Tauri, con l'Alfa Romeo, insomma con macchine che non dovrebbero avere niente a che spartire con questa Mercedes, è effettivamente segno di come effettivamente Valtteri Bottas ci stia capendo veramente veramente poco. Un po' non è colpa sua, ma qui a Baku sono effettivamente dei meriti del finlandese per una dodicesima posizione che effettivamente grida molto vendetta, e alla lunga, ripeto, le prestazioni di Bottas potranno essere importanti per il mondiale di Hamilton, perché ripeto, Verstappen a Perez che può comunque fare primi 5, togliere anche punti e star davanti a Hamilton ogni tanto, come è capitato oggi. In tutte le altre gare Bottas non è mai riuscito a stare davanti tantomeno a Hamilton, figuratevi a Verstappen, che è sempre stato, diciamo, piste avanti al finlandese. Questo è il Racing Podcast per quanto riguarda la Formula 1, che ripeto tornerà a Le Castellet in Francia. Ripeto, è stata una gara bellissima quella della Formula 1 a Baku, così come sono state bellissime le gare della Formula 2, categoria che ha corso in contemporanea con la Formula 1 qui a Baku, mentre in Francia ci sarà la Formula 3 che tornerà col secondo round. Rapidamente, gli MVP di questa Formula 2 sono i due vincitori delle tre gare, perché c'è stato un pilota che ha fatto doppietta nel weekend di Baku. Nella prima gara del sabato vince Robert Schwarzman, talento cristallino della FDA, Ferrari Driver Academy, il Ferrari Junior Team, chiamatelo come volete, che si riscatta dopo un inizio di stagione veramente tremendo e torna di fatto dove dovrebbe stare, ovvero nelle prime posizioni a giocarsi il titolo del mondo di Formula 2. Seconda posizione è per Daniel Ticktum, pilota del team Carlin, che ha sprecato l'inverosimile in questa gara e capitalizza soltanto un podio su tre gare, pilota giovane della Williams Driver Academy, il pilota Daniel Ticktum. Terzo invece è Guan Yu Zhou, che farà un weekend agrodolce rimanendo leader del mondiale ma facendo soltanto un podio su tre gare. L'MVP vero però, oltre Schwarzman, è l'estone Jurij Vips, che vince sia la gara sprint del sabato sia la gara lunga della domenica. Il podio della gara sprint del sabato vede Vips, Red Bull Junior Team, in prima posizione, Team Hightech per il pilota estone in prima posizione dietro a David Beckman, primo podio per lui in Formula 2 con il team Cyrus Racing System, e terza posizione per un altro giovane della Red Bull, Jihan Daruvala, con il team Carlin. Vips domina anche la gara lunga della domenica mattina, appunto doppia vittoria estone per lui, e per lui suona appunto il suo inno nazionale, che dovrebbe pronunciarsi Mugnaran Mugnarut, che in estone più o meno vorrebbe dire mia terra natia, orgoglio della nazione o qualcosa del genere. La curiosità è che l'inno nazionale della Estonia è uguale musicalmente a quello finlandese. Fatto sta che comunque Vips anche lui si rilancia con due vittorie di fila e va nelle prime 5 posizioni del campionato del mondo Formula 2. Seconda posizione Oscar Piastri per la Alpine Junior Team, e terzo ancora una volta Robert Schwarzman, che insieme appunto all'estone è l'MVP di questa Formula 2. È un mondiale che appunto vede la sparizione di fatto del leader Guan Yu Zhou, che si ritira di fatto in gara sprint numero 2 con di fatto un tamponamento alla prima curva che toglie fuori dai giochi anche contendenti importanti come per esempio Liam Lawson, che però poi di fatto si riscattano in gara 2 a differenza di Joe, che finisce tredicesimo, dove però vengono fatti fuori altri protagonisti fondamentali, vedi per esempio Marcus Armstrong dopo un doppio ritiro ovviamente sabato e domenica, viene fatto fuori Theo Purcher dopo un contatto alla prima curva, causa peraltro un errore clamoroso di quel Daniel Ticktum che fa soltanto sesto stavo nelle altre gare, ma poteva veramente raccogliere di più. Veramente anche qui è un campionato di Formula 2 veramente tiratissimo. Il leader è ancora Guan Yu Zhou, ma Oscar Piastri segue a 73 punti, 5 di distacco. L'altro pilota della prima, Robert Schwarzman, con un primo, un quinto e un terzo posto, sale a 66 punti. Peraltro per Schwarzman, ricordiamolo, ha suonato l'inno russo, dal momento che la Formula 2 non è un campionato del mondo, ma semplicemente un titolo di campione di categoria. Quarto è quello Jurij Vips, che con due vittorie di fila fa un balzo pazzesco in classifica e sale a 63. E quinto è quel Daniel Ticktum, che poteva evidentemente
evidentemente raccoglie di più, ma come Guanyu fa soltanto un podio. Quota 60 per il pilota inglese. Parentesi sugli italiani: il regular Alessio De Redda fa quello che può e fa 15esimo-19esimo nelle prime competizioni, mentre si ritira ovviamente nella prima gara. È tornato a correre in Formula 2 Matteo Nannini, che aveva abbandonato per ragioni di sponsor, è stato ingaggiato dal team Campos in sostituzione di Gianluca Petekov, che si è anche lui ritirato per problemi economici. 15esimo in prima gara sprint, 11esimo, molto buona la gara di Matteo Nannini in gara 2 sprint. Purtroppo non parte nella gara lunga per un problema tecnico che lo relega direttamente ai box. Anche la Formula 2 è stata dunque molto spettacolare, ma la Formula 2 tornerà addirittura a Silverstone, quindi dopo il doppio appuntamento austriaco e dopo la gara di Francia, dove invece ci sarà la Formula 3. La Formula 1 invece non avrà sosta e dunque tra 2 settimane ci sarà il Gran Premio di Francia, e questa è la nuova classifica con tutto invariato in testa al mondiale e Perez che si sta da solo al terzo posto della classifica. Il prossimo Racing Podcast invece sul canale sportivo sarà martedì, sempre alla sera, per quanto riguarda il Gran Premio della MotoGP, un Gran Premio di Barcellona che ovviamente andrò a recuperare domani lunedì, mentre appunto il Racing Podcast lo vedrete martedì, mentre sempre rimanete sintonizzati per quanto riguarda il martedì successivo, perché molto probabilmente dopo il weekend della Superbike di Misano, dove io sarò dal vivo, uscirà un video podcast, un racing podcast meglio, registrato live direttamente da Misano con le impressioni a caldo e le immagini direttamente dal circuito. Comunque rimanete sintonizzati, fatemi sapere cosa ne pensate di questo racing podcast. Il saluto da parte di Matthew Torgard, ci vediamo a un prossimo video.